guarda, guardalo. Ma sei questo. Cattivo. Sì, ti sta bene. Prendo le distanze. Prendo le distanze da quello che sta succedendo. Ma permetti queste cose? Per favore. No. Non è che perché è più basso adesso. È colpa sua, No. È vero. Attenzione, attenzione, è colpa sua effettivamente. Perché di nuovo nel Minecraft di oggi, dove per ogni livello di esperienza diventeremo più piccoli, sempre più piccoli, sempre più piccoli, lui ha già un livello e io ho barato. Che schifo. Adesso gli metto il pisello in testa. Di brutto. Gli appoggio le palle in testa sulla nuca. Guarda, guarda, guarda che imbecille. Prendete il legno. Forza. Andiamo, scaviamo, scavare subito. Sono piccolino, che bello. Sì, ricordiamoci che oggi per ogni livello diventeremo sempre più piccoli, quindi sarà sempre più difficile giocare a Minecraft, perché quando eravamo grandi era più difficile giocare a Minecraft effettivamente, perché era un chiodo nel sedere. Vieni! Però adesso sarà ancora peggio, perché da piccoli probabilmente prenderemo la banana. Non puoi neanche saltare i blocchi. Non puoi neanche saltare i blocchi, insomma è una cosa terribile. Alex, tu sei spaventoso. I villager ci ammazzeranno. Sì, vai a prendere i letti, così se poi dobbiamo dormire possiamo dormire. Rubare i letti, via. Bravo. Via. Ravaggia il villaggio e ruba tutti i loro letti. Guarda come ravaggio. Bravo, ravaggia Real Good. Lion è bruttissimo, non posso neanche saltare un blocco. Piadina, vammi a prendere la cobblestone. Vado a raccogliere tutto finché io sono abbastanza grande. Io cosa posso fare per te, signore? Niente, tu prendi questa spada, così siamo vantaggiati io e te. Diventeremo piccolissimi e ci faremo le coccole sexy. Ma è legale sta cosa, io prendo i letti. Allora, stai zitto. Adesso io sai che cosa faccio, Piadina? Sto aspettando ancora però quella vera. Sto correndo, dammi 3 secondi. Va bene. Piadina, corri. Allora, ho già capito che vuoi fare. Mi ammazzo questo Iron Golem e faccio il furbo. Così faccio anche esperienza. Vado dalle vacche. Brava. No, sono mie. Anche una sola ne puoi avere. Un livello lo fai di sicuro comunque. Iron Golem mi darà 3 livelli. Diventerò piccolissimo. Io ho fatto dei panini per tutti se volete. E muori però. Non muore, questo qua. Guarda, pistalo di più. Eccolo lì. Non dà esperienza. Porca di quella porca. Non ci credo. Ho la cobblestone. Te la butto tutta qua per terra. Ecco. Buttamela. Vabbè, che a me mi piace. Abbiamo il ferro, no? Abbiamo il ferro. Ho fatto anche un piccone di ferro. Adesso con questa roba qua. Però dei panini. Ci ho fatto un bel niente. Perché no, non ma ho. Ma siamo messi benissimo. Laggiù ci sono un botto di pecore mucche. E lì ci sono gli squid. Quelli sono buoni. Ma io non ho niente. Non ho fatto neanche un livello. Cioè una sfiga pazzesca. E li accoppiamo e saliamo di livello. Ho visto anche dei polli in giro, Ah, il porcio. Forse il porcio. Ma il porcio non dà più esperienza, mi ricordo. Uccidete tutti. Non è vero, sì, ce l'ho un pochino di esperienza. Va bene, allora. Vai di mucche. Alla mattanza, però allo Restiamo stesso tempo tutto. Mi raccomando, ognuno di voi deve avere il proprio piccone, la propria spada, tutto quello che uno desidera, ok? Stiamo scavando apposta per questo. Non è che dovete dipendere da me, dovete imparare a camminare con le vostre gambe. E livello 1. Tutti, voglio vedere piccolo. Sono piccolo, piccolo, piccolo. Oh sì, adesso che siamo grandi possiamo un attimino. Adesso mi diverto un po'. No, cosa? Cos'è sta storia? Non sto scherzando. Ragazzi? Che c'è? Dimmi. Ok. Questo è un problema. Visto che è brutto. No, ma c'è un problema più grande che non abbiamo considerato, ovvero? Secondo me. Allora, quando tu sei normale, puoi saltare i blocchi. E questo è molto bello perché ti permette di salire le cose. E non si saltano più i blocchi adesso. Come piccolo non ti può? Come fai a salire? Sono piccolo anch'io, come facciamo? Io sto usando le slab. Le slab? Dobbiamo fare le slab. Ma sul serio? Pensali uno scalino. Tanti, poco più di mezzo blocco da piccolo. E quando diventiamo più piccoli di così? Guarda che secondo me mi conviene fare le scale quelle a pioli, capito? Per più avanti. Addirittura. Per più avanti, sì, secondo dici. Me quelle vanno bene per tutto in teoria, Giusto, sei un genio. Va e bene. Una pozza a fuoco. Speriamo che succeda. Guarda, io sto aspettando. No, che cattivo. Il giorno. Come sei carino, tutto piccolino, che qua Allora, Piadina. Diglielo un po', Anna, che sta dando sei fastidio. Sei invidioso che noi già siamo più piccoletti. È vero, vado anch'io un gigante ingombrante. Bravo. Io non ho fatto neanche esperienza, sto ammazzando gli animali. Guarda che pena. No, mi faccio pena da solo. Guarda come sarà di ma cosa possiamo. Cioè, io ho detto oggi è come obiettivo cosa possiamo avere, cosa possiamo non avere. E l'idea mia era: perché non facciamo che dobbiamo entrare Vieni nel qui. Nether? Soltanto Vieni. Entrare nel Nether mi sembrava una cosa abbastanza semplice. Non grazie, è per niente. Ci avevo già, impossibile. Cioè, non so perché mi segui. Ma così tu le metti per tutti quanti, capisci? Ah, ok. Allora rimanete Viaggeremo vicino a me. Tanto noi. Venite. Quindi Sei ho detto: caposquadra. Entriamo nel Nether, che mi sembra una missione anche valida, anche un non troppo difficile. Un grande obiettivo per un piccolo uomo. Capito, ci sta. Però mi sembra che invece è un po' impossibile, forse. Perché come
facciamo? No, non dobbiamo demordere. Fino alla fine dobbiamo tirare dritti. Ma è troppo difficile. Ma voi vi immaginate come sarà poi scendere in miniera per scavare? Cioè, sarà molto orribile. È quello che sto pensando. Ma siamo sicuri che ce la facciamo a rompere secondo le cose? Secondo me noi non dovremmo farcela, ce la facciamo. Ma secondo me noi non dovremmo cercare di fare livelli. Anzi, al contrario, a parte il primo livello, non dovremmo evitare. Dovremmo evitare l'esperienza, perché diventa più difficile. Ma è normale, cioè, se dobbiamo arrivare al Nether dobbiamo rompere, dobbiamo fare cose. Ma io voglio diventare più piccolino. Cosa stai facendo? Anche io, Lion? Perché la tentazione c'è, capito? Cioè, io voglio vedere come sono più piccolo, capito? Sono proprio... E da qua non puoi pensare, vai, vai. Vai a scavalcare? Guardalo, se avessi un po' di esperienza in più, ce la farei, perché diventerei più piccolo e ci passerei. Però purtroppo... Per il momento diventi un piccolo pixel. Divento attento un pixel. A non farti calpestare, che se ti calpestano sei finito. Livello 2. Quindi sei proprio piccolino? Anna, svegliati però, brutta rintronata. Ti sto inseguendo da mezz'ora, però tu corri. Guarda, ma ci passi sotto il buco? L'unica che non... Eccoti, oh che brava. È troppo piccino. Da minuscolo sei. Non magari ancora. Se sei ancora più piccolo ci puoi passare. Secondo me sì. Allora diventa difficile adesso, eh. Allora mi serve. Sì, però non statemi vicino, perché non mi fa piacere. No. Non mi fa piacere. Fate, proteggiamo le distanze. Ma tiriamo molto grossi. Subito il vostro livello 2, perché dovete essere tutti nella mia missione. Subito. E io vi aspetto qui, che tanto stiamo correndo. Non è che vado tanto lontano, con sta lentezza. Ma neanche noi, tranquillo. Catartica, guarda. Sono una roba che mi vergogno da solo, guarda. Potrebbe uccidermi un bruco, praticamente. Se arriva un ragno, potrebbe. Se ci vai davanti ti mangia. Mi mangia e mi si fa, mi caga pure in testa. Guarda che roba. Ma che schifo. La verità va detta, eh. Addirittura, no, ragazzi, cadendo dai blocchi mi faccio male. Da un blocco, da uno. Sul serio? No, allora non si può diventare più piccoli. Cazzo, infatti ci moriamo. Il secchio d'acqua è troppo pericoloso. Capito? Ma cioè, il mondo di Minecraft non è fatto apposta non di è piccoletto. Vivibile per queste cose. Non è vivibile per chi è piccolino. Meno male che abbiamo fatto le scale. Se finiamo le scale, ragazzi, siamo spacciati. Cioè, io siamo rovinati, siamo proprio a piedi. Ho fatto ne tante, mi raccomando. Quando passo vicino a un fiore, mi sembra di attraversare, porca miseria, una foresta. Entro in un'erba alta. Non esco più. L'erba alta, penso di trovare un Pokémon. Ma cioè, più una cosa che altro, ma ce la facciamo a ritrovarci? Perché comunque, cioè, stiamo camminando un bel po', ma ci mettiamo anche un sacco a ritornare. Sono caduto tre blocchi, ragazzi, ho lasciato le ginocchia. Non morire, cioè, ho visto. Ma guarda, è una cosa veramente il mondo è un luogo pericoloso. Sentite, io sto andando, che c'è una zona un po' fuori dal villaggio, verso e ti vedo, palude. Ti vedo io. C'è una casa doppia, magari aspettiamo, no, gli altri. Ascolta, se caschi in mare non si vede, affoghi, cioè, ti brutto, se casco in mare è finita. In realtà forse posso nuotare, eh. Sì, no. Puoi nuotare, puoi nuotare. Io sto inseguendo uno squid, per esempio. Ma stai attenta, perché lo squid si magna, Anna. Lascia fare l'impressione che non hai idea, però vabbè. Io sto provando ad andare a caccia di qualche salmone, perché così ce li mangiamo. Ma no, sono loro che vengono a caccia di te, sono più grossi di te. Sono di brutto, più salmone. Però io sono un piccolo come te ora. Bravo, Stre, bravo. Sono contento di avere qualcosa in comune con te. Per esempio, il fatto che siamo entrambi del segno zodiacale del ragno. Ecco, perché siamo molto piccolini. In che senso? Anche un po' velenosi. Un po' velenosi, sì. Aspetta che sto per arrivare al livello 3. Ma io non sono anch'io piccoletta ancora adesso. Ah, che bello. Anche piadina, immagino, no? Sono minuscolo, ma sono pieno di salmoni, aiuto. Oh, anch'io. Bravi. Che bello. Ok, io ho scoperto che da un po' in avanti, perché all'inizio non era così. Comunque gli squid, quando li colpisci, sgabirrano tutta roba nera. Sì, ti lanciano l'inchiostro in faccia. L'inchiostro? Beh, giusto, no? Hanno migliorato, però. È una manovra evasiva questa qua. Ho capito, ma se sei piccoletto non vedi più un cavolo per un bel po'. Dai, corri, corri, ce la puoi fare. Era il mio salmone quello. L'ho visto prima io. No, l'ho visto prima io. Sono anche... Guarda quanti ce ne sono laggiù. Non ci arrivo laggiù, è laggiù. Nuota, ti spingiamo noi, corri. Ti lancio le uova. Alex, potresti... Vai. No, non mi spingete, no, potresti... non spingo più. Un pochino del pane di cui si parlava prima, Alex, magari. E ce l'ho, eccolo. Io te l'avevo dato, non l'avevi preso. Magari fanne un po' di più, ok? Perché mangiamo okay, tanto. Ok, vado a fare di più. Intanto, se vuoi, te ne butto quello che c'ho. No, raga, quel pesce è più veloce di me. Cioè... Sto scappando ma troppo. Che davvero? Ci arrivo, io. Non guarda il pane più grosso. Dobbiamo di noi. Circondarli. Dov'è il pane? Dov'è? È sott'acqua. Perché non lo butti in acqua anche te? Ma sei un imbecille. In bocca al lupo, in bocca al lupo. Aspetta, lo squid. No, stai a fumare. Non vedo niente. Il pane, prendilo. Ragazzi, livello 3. No, Lion, veramente, non ti vediamo più, ti perdiamo. Aiuto. Dai, Lion. Il salmone era tre volte te, quello per terra, non quello allora, che... Ma fatti vedere un po'. Ossia, potete mettermi una barca? Una barca, per favore, non esco una più. Una ninfea, prendete una ninfea. Aiuto. No, non ci può salire, cazzo. Aiuto. La barca. Ragazzi, sto andando con una lente... No, la barca. Sono più piccolo delle bolle, senti, aiuto. C'è un oceano qua. No. Aiuto, ho messo la barca, ho messo la barca. No, ma quanto è grossa.
Vai, beh, portamici. Sono nel fondo della barca. Non vedo niente. Aiuto? Come si guida questa cosa adesso? Vado bene? Così? Sto andando? No, vabbè, ma è gigantesco. Vai, stai andando. Vai, vai, vai. Okay. Aiuto, come siamo scesi? Anna, buongiorno. Ci svegliamo? Anna, 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 Anna. Anna, no, 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 cos'è successo? Santa Maria, cos'è successo? Non lo so. Oh, la connessione è andata. Con il baretto, ha preso il muro il baretto. Perché dentro mi è nato un bruco matto. Morto, morto. E mi è diventata una farfalla. Magnato tutta la connessione. Va bene, siamo ritornati. Siamo tutti più piccolini finalmente. Adesso in un blocco noi praticamente potremmo viverci, perché c'è abbastanza spazio in un blocco, esatto, abbondantemente. Facciamo una casa, una ma tu ti sei sabbia. Accorto e non che siamo se ancora più qua piccoli, è un gradino? Cioè guarda, da un blocco, certo, è il gradino, certo, migliore. È vero, è vero. Questo è il gradino per noi. Vedi, hanno pensato anche a quelli piccolini come è noi. Bello. Bravi che sono. Però possiamo diventare ancora molto più piccoli di come siamo adesso. Quindi come c'è bisogno di, più? Di darsi da fare. Prima di tutto, mi serve un po' di legno. Qualcuno di voi può omaggiarmi con un po' di legno? Ma per io farmi... ho tantissimo. Grazie, non c'è bisogno che fate il mercato dei limoni comunque. Ho chiesto un favore, non è che ho chiesto che una serenata. Che mi sento inutile. Non ti do lo mai sei, niente io. Lo sei, lo sei, lo sei. Grazie. Lo sei, lo ok, sei. Allora questa mi sembra un po' eccessiva. Allora, con questa mi faccio qualche altro stichellino e faccio un paio di pale, perché potrebbero servire anche a voi, ok? Fai anche scalette, adesso, mi raccomando. Ce le ho le scalette. Il problema adesso è che noi dobbiamo scendere, però. Dove ci aiuto? No, ci moriamo, ci moriamo. Quanto ho male? Tre cuori. Tre metà, metà vita. Ah, okay. A me tre cuori. Vabbè, vabbè, non è eccessivo, cioè è sopportabile, ok? No, non lo è, non lo è più. No, per favore, amico, non lo fare. Non è sopportabile. Ok, ho un'idea, ho un'idea. Attenzione. E ti butti da là, muori. Sì. 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 Come risolviamo? Ci vuole. Ci vuole un secchio. Anna, vai. Un secchio. Vai a però pigliare. Sono qua sotto. Se no, guarda, si può fare anche in un modo più essenziale. Facciamo è così. È vero, sei un genio. No, aiuto, ci stiamo affogando. Vabbè, però almeno... è come quando buono, da no? piccolo sei disgraziato e versi l'acqua in un formicaio. Sei disgraziato. Che cose facevi quando eri piccolo? No, io queste cose non le ho mai fatte. Io non lo facevo. Allora, io le formichine lo sai. Le salvavo. Ma secondo me sei infame. Comunque, qua tappiamo. Ok. Io ho preso l'acqua. Bravo. Aiuto, no. Ok, calmi, calmi, calmi. Allora, adesso bisogna scendere. Quindi così. Ma nel Nether okay, noi come... Ok, attento, un passo alla volta, Cioè, ma esattamente, no? Nel Nether dobbiamo prendere ancora il ferro, noi. Come entriamo? Perché... Ma non entriamo! Com'è un po' è impossibile? È troppo pericoloso! Ma è... Ma non è che troviamo il diamante abbiamo vinto! No, cioè, guarda le boccate no, che prendo. No, raga, è... Fa troppo male! Devi scavare da sopra la scala, così non cadi, ho capito? Ho capito, ma qui se trovo il carbone tanto, non il diamante. Voi al diamante state pensando, qui no, è il carbone. No, io penso al carbone pure, altrimenti è impossibile. Cioè, dobbiamo scavare tantissimo. Sentite, riuscite a buttarmi una torcia? Tanto si può fare pure con la fornace, cioè sarebbe... Dì, arriva subitissimo. Sarebbe bello, perché vedo che tra un po' inizierò a vedere buio. Preferisco che almeno quello non ce l'abbia io come Io sono penalità. Qui a coprirti le spalle. Nel caso in cui arrivi, non lo so, un creeper, uno zombie, mi sa che è arrivata la torcia comunque. Grazie, grazie, grazie. Non okay. ti preoccupare, sono piovuto dal cielo. Chi è stato il gentile che me le ha omaggiate? Sono stato io, il gentile. Un gentile. Gentilissimo. Ok. Attento a cadere. Allora, sto andando bene. Potete iniziare a scendere anche voi, ma non venite dove sono io, va bene? No, più che altro se trovi una grotta è la fine. Ammazzalo tipo in 10. Fai un volo. Ma voi immaginate uccidere. Dobbiamo uccidere un mostro. Ok, il nostro goal definitivo: uccidere un mostro. Ma ostile. Non è una buona idea. Che non mostro? È una buona idea. Possiamo fare caso. Zombie. Uno. Lo scheletro ci squarta, ragazzi. È impossibile. Uno il zombie. Ragno magna. Un ragno. Il ragno va bene pure. Il ragno uno facile. Un zombie piccolo, magari. Uno zombie nano come noi. Va bene. No, però... quelli sono infami, Quelli sono disgraziati. Voi ricordatevi che se noi adesso facciamo il livello 4 scavando del carbone, per esempio. È vero, siamo ancora più piccoli. Diventiamo più nani pigmei assurdi. Io non voglio fare il livello 4, io sono lontano dal carbone. Fatemi vedere dove siete. Eccovi, guarda, siamo guarda qua sopra. Guarda, 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 guarda. Vedo i vostri pisellini, sono sembra una torre. Oh, gigante, oh, dei pisellini. Piccolissimi, no, guarda. Piccoli, più piccoli di sempre, cioè già normalmente come? Veramente piccoli. Perché io so bene. Questa occasione è proprio piccolissimi. Sì, 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 Alex. Te forse guarda, secondo me il tuo cioè 0-0 non è possibile che faccia meno, capito? Quindi oh, non è vero. Non è chiaro, certo che è chiaro, è chiarissimo. Ragazzi, ma quanti blocchi avremmo scavato? 5? È parecchi, anche di guarda, più. Guarda, secondo me una decina, occhio e croce più o meno. Secondo ma non meno. Basta. Stiamo trovando un bel niente, beh. Dobbiamo arrivare a 11 per diamante.
Tranquillo, tranquillo. Però mi sa che ci servono altre scale, quindi se ne avete iniziate a buttare. Io ne ho tantissime. Se poi io scavo e tu piazzi? No. Le buttate. Questo è un incarico. In fondo raccoglile. Grazie. Questo è un incarico per veri fighi, Anna. Tu purtroppo non sei molto. Posso farlo io? No. Dai, sono un vero figo. No, neanche tu, scusa, non sei, cioè mi dispiace dirtelo, però non sei tanto figo. Ci ho sperato per un po'. Ma secondo voi se scaviamo tipo dritto, facciamo prima? Guarda, secondo me ci avevo pensato effettivamente. Comunque Alex, sarebbe il caso tu capissi l'italiano, perché non va mica bene che io dico e una cosa. Tu c'hai ragione anche tu, ma io non lo capisco tanto bene. Lo so, cosa ci vuoi fare? È nato e cresciuto qui, del resto. Però ancora ha bisogno di qualche decennio. Nulla? Fatemi vedere, forse ci qui passiamo però qua sotto, vero? Ma direi, passiamo sotto mio una Dio, slab. Che bello, andiamo. Guarda, se io metto la slab, passiamo sotto la slab. No, è bellissimo, siamo dei nanissimi. No, che figata! Siamo proprio minuscoli. È proprio bello, anche i blocchi che fluttuano così. Oh, possiamo dividerci e vediamo chi lo trova prima. Ho trovato il carbone, mi sa che sto per diventare no, più piccolo. No, abbiamo già perso. Oh no, no, Lion, prendimi, ti prego. Tantissimo, No, Lion, alla fine, qua che sono dietro l'angolo, Raga, la tentazione di diventare ancora più piccolo c'è. Non riesco a resistere. Ma devi resistere, no, sennò muori sicuro. Quanto ti manca? Sono 4. Oh no, voglio vedere. Piccolino. È sparito quasi. Dai, guardate come sono nanesco. Stai dando un pixel del blocco, guardalo. Mamma mia, è vero, È troppo piccino. Troppo, un po' troppo piccolo forse. Un po' rischioso, così. Veramente, sono al limite della sopportazione. Cioè, più piccolo di così. Ma che d'acqua fa uno tsunami. Mi darei fastidio. Cosa fai, da solo. Voglio diventare più piccolo ancora. Ancora più piccolo, guarda che è pericoloso. No, perché diventerò talmente piccolo che ucciderò i mostri e loro non mi vedranno nemmeno, perché sarò talmente piccolo. Piccolo. Piccolo, non gli fai male perché hai le braccia piccole. Non puoi è fare vero. Un test, dammi un pugno e vediamo. Va bene. Un cuore. Aia, non è buono perché non è giù. Cioè, non è buono per niente. No, vieni qui, Alex. No, quella fa male, io lo so. Due cuori e mezzo. Due cuori e mezzo. Dolore, 3 cuori sono rimasto. Mi sa che effettivamente dovrei fare più male. Normalmente la spada fa più male. Normalmente credo che più fai male. più male. Non so. Quindi non lo so, effettivamente. Hai la spada piccolina. Mi sa che essere piccoli ti riduce anche il danno. Beh, è giusto, ha senso. Cioè, come se tu stessi pungolando con un ago, con un stuzzicadenti. Sentite, facciamo una cosa. Torniamo su. Tanto in teoria dovrebbe stare arrivando la sera. Aspettiamo un mostro e lo ammazziamo. Altrimenti. Non è una cosa bella questa. Facciamo se una ci cosa. Ammazza lui. Voi due, Anna e Alex, continuate a scavare e vedete se trovate una caverna. Ok? Scendiamo? Anche tu, tanto non mi stai sulle balle, non serve a niente. Andiamo a fare a botte, noi come dei veri duri. Ecco, noi due invece usciamo fuori e andiamo a picchiare la corda. Tanto possiamo renderci conto di quanto male facciamo anche contro una vacca. No, prendiamo a pugni una vacca. Ma c'è un problema. Sai quanto ci mettiamo ad arrivare lassù? No, che dici? Cioè, arriviamo su, diventa giorno di nuovo, non notte. Effettivamente. Signor Lion! Aspetta, sto salendo. Sono cammina che è morto. E sono morso. Quanto fai cagare, guarda. Cioè, ma come ha fatto? Pierino, abbiamo salito un blocco adesso. Sì, vuoi una spinta? Cioè, no, tipo, no, non ho cambiato idea, scendiamo. Cioè, pessima idea. Ormai siamo entrati qui, da qui non usciremo mai più. Dobbiamo trovare il mostro, però. Questo è il nostro incarico. Ma io sono incarico. Tipo grosso. Ecco, tu allora sei fuori dal gruppo. Non ti vuole più. No, vattene. Guarda, guarda, guarda che mostro. Non posso neanche passare. Ma c'è un gatto enorme. Aspettalo. Scendi. Godzilla. È Godzilla. Via. Scappate. Vi mangio tutti. Salvi chi. Aia. Numero. Aia. Aiuto. Però gli faccio male. Vedi, è morto. So forte. Allora vedi che fai qualcosa. Buono. Interessante. Se voi da casa non volete diventare picciriddi come noi, ma volete crescere e diventare forzuti e grossi, cosa dovete fare, Anna? Vediamo se lo sai. Dovete prendere la linea a scuola. No, anche ultima idea. E ma allora so. Dovete. Che devo. Io le caramelle. So. Ma questo è deficiente. Le live, scemo. Pensavo che dovessero mangiare qualcosa. Parla. Ma le live tutte le sere alle 19 su Lion VGF Live, canale Viola. Cioè, se stasera non viene nessuno, Anna, è colpa tua, Tutte le sere. Ma sono morta pure. Brava, complimenti. Ma è disgrazio. Complimenti, Anna. Cioè, io sono allibito, Ti ho dato un incarico. Lion, un raggio in caverna, mi sputo davanti, è buio. Non so dove sei, ma io sono diventato ancora più piccolo, perché ho fatto il livello 5 con l'esperienza di Anna. Come più piccolo? Ti prego, vieni alle scale, corri alle scale, ma ti prego. Ma come faccio a salire le scale? Sei matto? Ma tu hai idea di quanto è alta questa? Guarda, 6 anni. Ragazzi, non posso. Anna, comunque sta cosa sono arrabbiatissimo,
cioè, lo so, mi chiedo umilmente ma perdono, non ti scuso veramente. Un cacchio, niente di niente. Cioè, porca, mi dovevi invitare alle live, non hai detto niente. Hai fatto un vi pasticcio. Prego, dovete venire pasticcio. Stasera, vi prego. Perché per sennò Anna va fuori da casa, cioè, viene esiliata. Non posso più, mi caccio fuori di casa. Di casa, ragazzi, alle 19 stasera sul sito Viola Live, un VGF Live. Ragazzi, link in descrizione, il primo commento. Se non venite, cioè, mettetevi una mano sulla coscienza, perché Anna va fuori di casa. Anna, per favore, salvatemi, cioè, no, no, Anna. Cioè, io ti sto per... C'hai un biglietto di sola andata per affambagno. Cioè, te lo sto dicendo, Anna, è fuori di casa. Non neanche ritorno, ma io ti prego. Amici, vi aspettiamo. Alex, stai zitto, perché se tu fossi in casa mia, porca miseria, entreresti dalla porta e usciresti dalla finestra. Proprio passaggio, ecco, diretto. No, no, non vale, non dire così. Neanche ti farei fermare per un caffè. Comunque, io voglio affrontare sto mostro. Devi correre, devi salire più velocemente. Ma non ci riesco. Guardalo. Sentite, come possiamo aiutarti? Facciamo non così. Possiamo. Facciamo che mi prendo il tempo di salire, perché qui va a finire che ci mettiamo 6 anni. Sto mostro lo voglio vieni, vedere. Vieni che sta calando il sole. Non ti vedo quasi. Bene. Ok, vedo un mostro, uno zombie, sì, che bello. Gigante, fai qualcosa, ti prego, che mi stai inseguendo. Salvatemi, cioè, prego. Veramente tu stai chiedendo a aiuto. Me di fare qualcosa, cioè, aiuto, sono... perché me l'hai lanciato addosso. Spostati, io gli arrivo al pisello. Gli arrivano altri, gli arrivano altri, ne arrivano altri. Male, sono caduto da un blocco. No, ma da un blocco, so, ti ho visto. Allora, si può diventare ancora più piccoli, ma sinceramente va bene così. Anche perché più di così, ragazzi, sinceramente non credo di poter sopravvivere. Ci fermiamo qui, ricordatevi che stasera siamo in live. Lion e la gang dei nanetti out. Ciao.